Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo set di chiavi a bussola che ho acquistato qualche anno fa. Ho pagato, qui si vede ancora il prezzo, mi sembra intorno agli 8 euro, e ve ne voglio parlare soprattutto per sconsigliarvi l'acquisto, perché a mio avviso è un'emerita schifezza. Sono 40 pezzi, dove c'è il cricchetto classico, il cacciavite, ci sono tutte le chiavi e adattatori, ma il problema è non tanto il prezzo, sono 8 euro buttati. Vabbè, uno dice sì, ho buttato 8 euro, che sarà mai. Il discorso è che cioè non valgono neanche gli 8 euro che si pagano. Perché? Vi spiego subito il perché. Allora, innanzitutto le ho usate forse 2 volte, e una volta c'era un bullone che era leggermente più duro del previsto, senza neanche esercitare tutta questa forza. Come potete vedere, si è crepato con la minima pressione. Praticamente un utilizzo ed è distrutto, è da buttare. Se non fosse che è stato, diciamo, prodotto con un acciaio scadente, scadente, potrebbe anche valere i soldi che, diciamo, gli 8 euro che si pagano, che ovviamente sono, cioè, un prezzo ridicolo, perché per una di queste, di una marca seria, 8 euro è il prezzo di un singolo. E ok, siamo d'accordo su questo discorso. Il discorso è che se me ne dai un tot, ma poi non valgono proprio niente. Il problema principale è quello della resistenza, ma poi c'è anche quello del minimo di precisione. Allora, questo, vabbè, è il cricchetto che va per le chiavi un pochino più grosse, quindi in queste ci va, però vedete che già la molla fa fatica, così tiene ancora. Se noi mettiamo il riduttore, che va utilizzato per la maggior parte delle misure più piccole, non tiene praticamente niente. Cioè, cosa significa? Che se uno deve lavorare in una posizione di questo tipo, cioè tenendo la chiave in questo modo, la chiave stessa, col minimo sforzo, cade sempre. E quindi ti rende inutilizzabile anche da questo punto di vista. Quindi, in sostanza, con 3 volte che l'ho usato, una volta sono riuscito a spaccare una chiave, l'altra volta ne ho spaccata un'altra, e la terza volta continuava a cadermi la chiave per terra. Quindi io, sinceramente, questo lo sconsiglio anche per uso hobbistico, perché purtroppo è così. Non vale neanche gli 8-10 euro che si possono pagare. Se il discorso è sempre quello, se fosse stato di un materiale valido e fatto un minimo più preciso, poteva anche valerne la pena per uso hobbistico, ma proprio strettamente hobbistico e anche molto decisamente saltuario. Perché, come vi ripeto, io ho dovuto poi, per altri motivi, acquistarmi a parte altre chiavi per poter poi fare il lavoro che dovevo fare. Chiavi che sono costruite in un altro modo, costano, ok, un po' durano. Quindi su queste cose qui è bene risparmiare, sì, però sappiate che non sempre risparmiare così tanto va bene per poi prendersi in casa degli attrezzi che non valgono neanche quei 2 soldi che li abbiamo pagati. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere mi piace e condividetelo. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video.